Grazie Presidente. Allora sì, mi ero segnata. In realtà volevo intervenire sull'ordine del giorno che ovviamente ho presentato, ma interverrò anche dopo sulle questioni, diciamo, più tecniche. Però visto che si è aperta questa discussione sul, diciamo, un dibattito generale sulle attività che stiamo portando avanti dall'inizio della consiliatura, sulle decadenze e le revoche dei piani di zona, mi sembrava opportuno fare il mio intervento anche in questa fase. Ovviamente per noi questo, come ogni volta che siamo riusciti a portare in aula delibere di questo tipo, per noi questo è un momento importantissimo. Vuol dire che si è arrivati finalmente, alla conclusione di un iter di istruttoria che ha visto impegnati una molteplicità di uffici, anche, come diceva l'assessore Montuori, in collaborazioni con altri livelli, istituzionali. Come abbiamo detto anche nelle altre occasioni, non è questo un lavoro semplice, perché ogni piano di zona presenta delle specifiche, delle caratteristiche differenti e ovviamente quando si vanno a proporre queste delibere tutto deve essere stato minuziosamente verificato prima di diciamo, procedere alla declaratoria di una decadenza o di una revoca di una convenzione. Quindi sicuramente il lavoro che ci porta a queste delibere va diciamo sottolineato, però come ha fatto qualcun altro anche prima di me, ed è questo proprio il tema che poi tratterò dopo con l'ordine del giorno, va sicuramente sottolineato anche tutto l'aspetto dell'attuazione della delibera, perché dopo l'istruttoria, dopo il voto dell'Aula, che ricordo, insomma, è sempre stato un voto molto ampio, quindi non solo della maggioranza, ma anche le opposizioni ci hanno riconosciuto la bontà di questa nostra azione. Poi gli uffici devono in realtà impegnarsi per portarle in attuazione queste delibere. L'azione che ci guida è quella proprio di ristabilire la legalità all'interno di questi piani di zona. Come diceva l'assessore Montuori, sono immobili costruiti grazie ad alcune agevolazioni da parte dello Stato, della Regione, del Comune, perché i costruttori, le cooperative ricevono finanziamenti, il Comune espropria terreni, tutto ciò per garantire, diciamo, la possibilità ad una fascia di persone di poter comprare o locare case ad un prezzo più basso rispetto a quello di mercato. E quando questo viene sovvertito da comportamenti, diciamo, anche lo voglio dire, fuori dalla legge, e non a caso su tutti questi piani di zona diciamo, lavora anche la procura, l'amministrazione ha il dovere di controllare e di vigilare che tutto venga fatto nella maniera corretta, come è appunto stabilito dalle convenzioni. Allora, siccome noi abbiamo fatto questo lavoro enorme con le commissioni, con gli uffici, con l'assessorato di istruttoria, in collaborazione ai cittadini che ci hanno coadiuvato portandoci le evidenze delle truffe a cui erano stati sottoposti, perché diciamo, non ci dimentichiamo che queste persone combattono una battaglia sia a livello amministrativo ma anche davanti ai tribunali, quindi ci sono avvocati che li difendono, una battaglia veramente importante in cui il Movimento 5 Stelle si è sempre messo in prima linea e quindi ha preso questo impegno sia nella scorsa campagna elettorale, mettendo questo punto all'interno del proprio programma, ma anche nelle linee programmatiche che abbiamo votato quando ci siamo insediati a Roma Capitale, al governo di questa città. Quindi per noi è importante, visto che siamo anche alla fine di questa consiliatura, mancano pochi mesi, almeno vedere attuate le delibere che abbiamo approvato, perché il fine ultimo è proprio quello di ristabilire la legalità e di restituire questi immobili ai legittimi proprietari. Ovviamente il consigliere Peronzi diceva che non si può scrivere in delibera, non è che non si può scrivere, è ovvio che tutto questo può accadere nel momento in cui gli uffici devono verificare
che sussistano i requisiti, perché anche le persone che acquistano o locano case all'interno dei piani di zona devono a loro volta rispettare dei requisiti. Quindi a valle della nostra approvazione di queste delibere vanno fatte tutta una serie di passaggi, trascrizioni, verifiche dei requisiti, ricalcolo dei prezzi massimi di cessione, che sicuramente non sono dei passaggi semplici. Ma noi come consiglieri non abbiamo mai smesso di seguire le questioni, cioè non è che una volta approvata la delibera ce ne siamo dimenticati, proprio perché il contatto continuo, quotidiano con questi cittadini continua appunto a metterci davanti alle nostre responsabilità, che consistono proprio nel ridare queste case ai legittimi proprietari. Io rinterverrò dopo nell'ordine del giorno, ma vorrei anche rispondere alla consigliera Catini, magari portando una buona notizia, l'aveva accennato anche l'assessore Montori nel suo intervento, che finalmente, grazie anche all'intervento del Dipartimento Urbanistica, le 8 famiglie di Tor Vergata, grazie quindi ad un lunghissimo lavoro di censimento, di istruttoria, con una determina uscita qualche giorno fa, sono stati dichiarati loro i legittimi proprietari di quegli appartamenti. Quindi ora l'ultimo passaggio che va fatto è soltanto il rogito, davanti al notaio, e mi sembra che per loro sia davvero un grandissimo regalo di Natale. Cioè, in questo 2020 così difficile, riuscire a ridare la tranquillità a queste 8 famiglie penso che debba farci sentire tutti quanti orgogliosi e debba far sentire l'Aula convinta di votare questa delibera di oggi su Monte Sallonara e tutte le altre delibere che arriveranno, perché veramente alla base di queste c'è un lavoro meticoloso e lunghissimo di istruttoria. Quindi grazie Presidente, io interverrò dopo sull'ordine del giorno.